Buongiorno a tutti e ben ritrovati come sempre da Tenore Informatico. In questo video, e alcuni di voi soprattutto mi hanno chiesto spesso se facevo un tutorial su come montare o smontare le barre longitudinali per la Panda 169. Nella mia Panda non ci sono le barre e quindi in questo video andrò a montare e poi vi farò vedere successivamente come si smontano. È veramente semplice. Dopo l'intro andiamo a vedere subito le barre. Andiamo! Ed ecco a voi le mie nuove barre longitudinali. Queste sono state acquistate da uno sfasciacarrozze, lo stesso dove avevo preso l'EPS, e le ho pagate veramente pochissimo, 40 euro la coppia di barre. Si sa che comprando queste barre sono abbastanza costose, sia se si comprano nuove o usate. Io direi di non perdere tempo e procediamo subito al montaggio e smontaggio delle barre longitudinali nella Panda 169. Quindi, se siete sprovvisti delle barre, troverete sopra il tettuccio della Panda delle viti in gomma da svitare. Utilizzerete un cacciaviti a croce, come questo. Proseguiamo con le altre viti di gomma. Ora possiamo procedere al montaggio della barra lato sinistro, quindi lato guida. Le due barre hanno il verso da sinistra a destra e non si può sbagliare. Quindi andremo a appoggiare la barra qui nei fori, sia in un foro che nell'altro. Una volta che la barra è stata appoggiata correttamente, quindi centrati i due fori, possiamo inserire il bullone con le chiave da 10. Avvitiamo a mano. Ed infine andiamo a stringere i due bulloni con cricchetto e bussola da 10. Ora successivamente andiamo a posizionare i due tappi per coprire i bulloni. Le barre sono state appena montate nella mia Panda 169 dell'anno 2004 e ora procediamo allo smontaggio della barra longitudinale della Panda 169. Quello che serve, come avete visto nel montaggio, chiave a cricchetto come questa, bussola da 10 e un cacciavite a taglio medio. E lo utilizzeremo per smontare i copribulloni. Utilizziamo il cacciavite taglio medio. In questo punto si fa leva nella parte sotto alla barra, poi cerchiamo con le dita di sollevare il coperchio e andiamo a inserire di nuovo il cacciavite con taglio medio. Ecco qua, siamo riusciti a togliere il coperchio frontale. Ed infine svitate il bullone da 10. Stessa identica cosa anche nel coperchio posteriore. Inseriamo il cacciavite taglio medio e in un attimo abbiamo rimosso anche il coperchio, quello di dietro. E anche qui andremo a svitare il bullone da 10 con la chiave. Finalmente possiamo rimuovere
la barra longitudinale. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Abbiamo visto insieme come montare e smontare le barre longitudinali in Panda 169. Ci vediamo al prossimo video da Tenore Informatico. Ciao a tutti!